Bene, questo ragazzo è un Asus Zenfone ZI550ML caduto in acqua. Ora vi farò vedere come eseguo il recupero di questo cellulare, se va tutto a buon fine, ovviamente. Come potete vedere, i sensori sono rossi perché è stato a contatto con dell'acqua. Eccoli qua. Ora andrò a smontare tutte le viti del copribatteria. Ok, abbiamo rimosso tutte le viti. Sì. Adesso procediamo con lo smontaggio del copribatteria. Andiamo a scollegare la batteria della scheda madre. Togliamo lo speaker audio. Connettiamo il lettore SIM ed SD card e anche il cavetto Wi-Fi, connettore Wi-Fi. Eccola qua. Tenete tutto da parte, mi raccomando. Prometto che il telefono era già stato portato a riparare da in un centro assistenza qui della zona. Ha funzionato per un paio di giorni e dopo si è spento e non è più ripartito. Ora facciamo noi un controllo in modo da capire che cos'è successo. Andiamo.
copertura qui. Per verificare se gli integrati sono tutti a posto. Rimuoviamo il flat per i tasti di accensione. Si vede proprio che la batteria dal riparatore precedente non è neanche stata rimossa. Non vuole venire via la scheda oggi. Là, eccola. Come potete vedere anche sull'LCD qui c'è una bella macchietta di ossidazione, di ossido, dovuto molto probabilmente, senza alcun dubbio, alla caduta nell'acqua. Ora rimuoviamo completamente l'antenna. E tutti i componenti come back camera, vediamo se viene via. Eccola, back camera. Neanche questo a quanto pare è stato rimosso dal riparatore precedente. Rimuoviamo fotocamera frontale. Mi raccomando, per il lavaggio d'ultrasuoni dovete rimuovere tutte le parti. Tutte le parti in gomma e in plastica, quindi solo scheda madre nuda e cruda praticamente. Ora come potete vedere, immergo
in una soluzione antiossidante